Ciao a tutti amici e amiche creative, bentornati e bentornate sul mio canale, per chi fosse nuovo benvenuto. Io sono Silvia e questo è un video dedicato a come impacchetto le mie creazioni. In tante mi avete detto che appunto volevate dei consigli su come poter impacchettare le vostre creazioni, magari o per venderle oppure per regalarle. Io più che altro non vendo le mie creazioni già da un po' di tempo, e ciò che realizzo vado appunto a regalarlo ad amici e parenti. In uno dei miei video precedenti avete visto come ho realizzato delle targhette da appendere dentro casa oppure fuori dal portone, e appunto vi dissi che se eravate interessati vi avrei mostrato come poterle impacchettare. Quindi oggi vi mostro appunto come le ho impacchettate, ma è stato veramente molto semplice. E poi vi mostro anche come devo appunto impacchettare delle targhette che ho realizzato per Pasqua. Quindi sono dei pacchettini molto molto semplici, non è niente di che, sono giusto carini perché appunto aggiungo dei fiocchetti o delle timbrate di ceralacca. E che cosa utilizzo io per realizzare questi pacchettini? In un negozietto cinese ho acquistato queste bustine trasparenti molto molto carine e sono all'incirca 50 pezzi. Queste piccoline le avevo pagate 1 euro, mentre queste un pochino più grandi le ho pagate 2 euro. E niente, sono delle bustine molto molto semplici, trasparenti, come vedete. La cosa che mi piace di più è che appunto hanno le stelline. E se non vado ad utilizzare queste bustine, questi sacchettini così, vado a riciclare della carta che magari ho in casa. Ad esempio, quando mi arrivano dei pacchetti, riciclo sempre la carta che si trova all'interno, appunto per far sì che il pacco non si rovini. Quindi è una sorta di carta straccia, diciamo così. Però comunque sono metri e metri di carta, mi dispiace buttarla via, e quindi spesso la conservo e decido di impacchettare le mie creazioni, come ad esempio questo, che è un pacchettino che non vi farò vedere oggi, appunto come l'ho realizzato, ma farò un video a tema Harry Potter. Infatti, come vedete qui, ci sono tutti i disegnini di Harry Potter. È giusto un piccolo spoiler, ma farò appunto un video dedicato al tema Harry Potter, dove vi mostrerò alcune creazioni e anche come le impacchetto. Quindi questo è il risultato di come conservo questa carta. Quindi per oggi non ci servirà. E niente, sono dei pacchettini molto semplici, se non fosse appunto che utilizzo la ceralacca. E questo non è ceralacca, questa è la base per poter utilizzare la ceralacca. Adesso ve la mostro giusto velocemente. È un materiale che avete già visto spessissimo sul mio canale, perché appunto ecco anche questo pacchettino qui, sempre realizzato utilizzando i timbri per la ceralacca e poi insomma della carta per pacchetti che ho riciclato. Niente, quindi questo è il segreto dei miei pacchettini. Utilizza appunto i timbri appositi. Non ne ho di tante fantasie, ma quindi vado ad utilizzare dei timbri silicone, che sono appunto questi qui. Hanno qui la base silicone e poi sono di legno. Questi timbri si possono rovinare perché con il calore della ceralacca questa base si può appunto sollevare. Ovviamente sono stati attaccati con dell'adesivo, e se l'adesivo si riscalda questa parte si può appunto staccare. Però vabbè, non importa, basta riattaccarla con del biadesivo e tutto si risolve. Ora passiamo all'impacchettamento di queste targhettine pasquali, di cui vedrete presso il tutorial. Allora, mi sono resa conto che la bustina era un pochino più stretta del mio della mia targhetta, quindi semplicemente ho fatto un taglio centrale con le forbici, e ovviamente adesso la targhetta entrerà senza problemi
all'interno della bustina. Ecco qui. Tanto poi si andrà a chiudere, quindi non importa se qui rimane un pochino aperta, non è un problema. Si può anche fermare con un po' di scotch. Quindi la posiziono bene. Ok, dopo aver fatto un nodino, prima di andare appunto a tagliare il nastrino e fare un fiocchetto, vado in genere ad inserire un bigliettino che realizza appunto con dei cartoncini di scarto e semplicemente vado a tagliarli con delle forbici della misura che più preferisco. In questo caso, essendo Pasquali, utilizzo questi con i dolcettini. Niente, semplicemente vado a tagliare il cartoncino della misura che più preferisco. Andremo appunto a realizzare il timbro con la cera lacca. Quindi prepariamo tutto. Qui ci serve per poggiare questo. Poi la candelina che andiamo ad accendere e che posizioniamo qui. Questo va così, questo va così, così, e scegliete la cera che volete utilizzare. Io in questo caso andrò a utilizzare cera fucsia, un po' di rosa, un po' di viola e questo bordo. Quindi aspetto che appunto si scaldi .
Bene, spero che questo progettino veloce e semplice, ma soprattutto low cost, vi possa essere utile e di ispirazione. E adesso io vi ringrazio per la visione, vi mando un bacione e noi ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao!